Wow, la collezione di arte africana è la sezione del museo che preferisco. Guarda il Swissak, una bambola voodoo originale. La targhetta dice che leggendo la formula scritta sul medaglione e vestendo la bambola con un indumento personale si può costringere una vittima a fare qualsiasi cosa. Ah, chissà se funziona veramente, ma... Dobbiamo sorvegliare la mostra, Zed, e non giocare con inutili bambole. Vediamo, spiriti del voodoo, invoco il vostro inganno, fate che cada sotto il mio controllo il padrone del panno. Oh, oh. Fatelo danzare con movenze da pupo, fatelo ululare la luna come un lupo. Fate che si strappe le vesti con gesto da folle, che si prenda schiaffi come un materasso a molle. No, avevi ragione, non funziona neanche un po'. E cos'è successo? Swissak, perché stai tremando come una foglia? Non lo so, l'unica cosa che ricordo è la luna e il pupo. Buonasera, signore. Chi è lei di grazia? Noi siamo... dove sono finiti quei due incapaci? Stava dicendo? Noi siamo giaguari e io sono Jaguar, il giaguaro in persona. Discendiamo dall'antica setta dei giaguari. Rivendichiamo il medaglione e ce lo prenderemo. Oh, che cosa faresti se noi opponessimo resistenza al tuo ordine? Immaginavo qualcosa del genere. Posso consigliarti una manicure? Al volo, Swissak! Preso! Quel nanerottolo occhialuto ha osato prendere il mio medaglione. Aiuto, Zed! Non ci vedo più! Non lasciatelo scappare! Prendetelo! Assalto di ritorno ora, Swissak! Lo prendo! L'ho preso! L'ho perso! Zampe in spalla! Ehi, Zed, ci scappano! Tar Zed, l'uomo della giungla, li fermerà all'uscita! No! Sembrava così facile nel film di Johnny Weissmuller. Le parole magiche scritte sul medaglione faranno sì che gli spiriti del voodoo tornino tra noi. Erano i nostri gloriosi antenati, i signori della giungla. Noi, loro discendenti, saremo i signori della giungla d'asfalto! Sono Andy Tubolento l'idraulico, posso entrare? Sì, certo, ti aspettavo. Il rito magico del voodoo funziona. L'idraulico baffuto è un giocattolo nelle mie mani. Confermi il fatto, Andy Tubolento? Sono in attesa di ricevere i suoi ordini. Fai pure il tuo lavoro, Andy, ma se vedi arrivare un estraneo, fischia! Come desidera, signore. Chi le ha dato l'autorizzazione di rompere dalla mia finestra? Noi siamo i giaguari. Come mai quei due scimuniti non sono mai dove dovrebbero essere? Ah. È sempre più difficile trovare dei buoni scagnozzi al giorno d'oggi. Allora, dove ero rimasto? Ah sì, io sono Jaguar il giaguaro. Hey, dove vai? Devi ancora dirci dove si trova la cassaforte! Chiamata per l'unità 24! Ragazzi, smettetele di schioccare le dita e dirigetevi verso la villa Palma Doppia! È in corso una rapina! Sentito la signora? Ecco il segnale convenuto! Ci sono i piedi piatti! Non vale, li ho visti prima io! Signore, mi scusi? Bene, questo li terrà impegnati per un po'. Ha visto aggirarsi qui dei tipi sospetti? Sia più chiaro, questa è una risposta del tubo. E ora, Andy Tubolento, sbarazzati dei ficcanaso.
Li farò a fettine! Non avevo mai affrontato un serpente! Riprenditi la tua ventosa! No! Abbiamo ripulito la cassaforte, signore! Non abbiamo lasciato nemmeno uno spicciolo! Ehi, dovevo dirlo io! Idraulico, devo dichiararla in arresto per resistenza pubblico ufficiale! Così impari a buttare la gente in acqua! Ma cosa ho fatto, signore? Non è possibile! Io non ricordo niente! Qui sotto c'è qualcosa di strano, non c'è alcun dubbio! Penso che tu abbia ragione, guarda! Sono dei gatti ladri! Acciuffiamoli! Spariti! Già, non ci resta che portare l'idraulico alla centrale. Individuati los che figuri travestiti da giaguari saltellare a destra e sinistra nelle vicinanze dell'Hotel Moon! È qui dietro l'angolo, vado a vedere. Ripeto, individuati los che figuri travestiti da giaguari nelle vicinanze dell'Hotel Moon! Quei furfanti sono miei! Sei nostra, signora! Mollate l'osso, felini! Vi darò una bella forcolata sul groppone! Non farei proprio nulla, invece, perché Jaguar te lo impedirà! Ok, donna, torna nel tuo sgabuzzino! Mi hai rovinato tutta la messa in piega! Equivale a una dichiarazione di guerra! Arrenditi, grassona, o ti polverizzo lo scopino! Non osare, piedi piatti! Requisisco il veicolo per tentare l'inseguimento. Il retro bazooka farà da propulsore. Ci faccio in una vasca. Come sono capitata qui dentro? Per poco non mettevi fuori combattimento due agenti. E una messa in piega di Lucio da $53. Da questa parte! Arrendetevi o siete gatti spelacchiati! Buon atterraggio, piedi piatti, con tanti auguri da parte di Jaguar! Mantenga la calma, signora, non tema. Abbiamo ancora qualche secondo per evitare il disastro. Il retro bazooka, attack! Visto? Non c'era motivo di avere paura. Torniamo alla centrale. Dobbiamo svelare il segreto di queste bambole voodoo. Detesto i poliziotti, me li trovo sempre fra le zampe. Devo farli cadere tutti quanti sotto il mio incantesimo voodoo. Se sento ancora una parola a proposito di riti voodoo, ne sbatterò uno in cella di isolamento. Sono stato chiaro? Vieni con me, Proctor. Interroghiamo la grassona, lei ci dirà la verità. Dovrò farle qualche domanda e rifletta bene prima di rispondere. Qual è il suo nome? Abigail Labano di Abajur. È proprio così. Gli appartenenti alla setta del giaguaro esercitano riti voodoo, è fuori da ogni dubbio. Costringono gente pacifica a commettere crimini al loro posto. Ha capito come funziona il meccanismo? Semplice, basta manipolare la bambola così e poi... Quanti anni ha? La persona compie l'azione imitando il movimento della bambola. Un momento, mi faccia capire meglio. Se aziono la gamba della bambola, la vittima è lo stesso. Esatto, precisamente. Accetta soltanto ordini semplici o anche complicate mosse di karate. Quandolo! Ehi, straordinario. Ah, ragazzi, se soltanto avessi la formula che era incisa su quel medaglione. Su questo medaglione? Sì, precisamente. Ho sempre detto che i souvenir sono le cose più interessanti dei musei. Potrebbe rivelarsi l'arma decisiva nella lotta contro la setta dei giaguari. Ci studierò sopra. Troppi poliziotti, non riusciremo mai ad entrare nella centrale.
Come faremo allora a prendere la stoffa necessaria per le bambole voodoo? Sceglieremo un solo poliziotto, possibilmente il più rimbambito, che faccia il lavoro per noi. Uka 4! Per 1000 bastoni da golf, devo mandare subito in lavanderia il tappeto, mi devi a tutti i lanci! Dov'è finita la pallina? Ah! È dietro il cespuglio! Oh. Ah! Era il micio più brutto e peloso che abbia mai visto in vita mia! A quanto pare abbiamo trovato il nostro uomo. Presta ascolto alle mie parole, comandante. Strappa brandelli di stoffa dalle uniformi dei tuoi allievi e portamene. Mi sono spiegato? Grazie, Ux. Obbedirò ai tuoi ordini, sì, si dice così. Ma che strano, sento freddo alle ginocchia. Ho preso tagli e ritagli delle divise di tutti gli allievi. Posso fare ritorno da Jaguar il Coguaram, cioè il Jaguaro. E ora, miei giovani amici in divisa, divertiamoci insieme, anche se a ridere sarò io solo. Ok, miciotti, abbiamo ripulito la gioielleria. Filiamo con il bottino gatto-gattoni. Fermi dove siete, furfanti! Non un passo di più, è Karate Kid che ve lo ordina! Come sei bellicoso, insulso sbirro! Che dici di rivolgere contro te stesso la tua furia distruttiva? Non siete nulla in confronto a me! Jones! Le forze occulte del voodoo mi obbediscono ciecamente! Ehi, erano le mie mosse migliori quelle. Peccato che le abbia rivolte contro di me. Ok, gattone, fatti sotto. Ride bene, chi ride ultimo? Puoi essere tu a ridere ultimo e va bene! E non provate a chiedere l'aiuto dei vostri colleghi poliziotti. Guardate, ho bambole voodoo per ciascuno di loro. Non ci resta che confidare nel professore. Lui è l'unico che può tirarci fuori da questo guaio. Penso proprio di potervi aiutare. Esiste un modo per combattere un voodoo, un altro rito voodoo. Voilà! Ecco creata apposta per voi una bambola elettronica. Ehi, è un video voodoo! È un'idea davvero geniale! Proveremo subito la formula sui circuiti del mio computer quando voi mi porterete un cappello di Jaguar e Jaguaro. Ma che, Jones, niente da fare. Nessuna traccia di Jaguar e i suoi felini. Già, purtroppo. Speriamo che gli altri abbiano avuto maggiore fortuna. Nessuno dotato di un cervello normale si nasconderebbe qui. Lo so, è proprio per questo che io ci ho pensato. Sento come un suono di tamburi. Che si tratti di una festa fra topi scapoli? Quando è che la finiranno con tutti questi stupidi balli? Non vedo l'ora di tornare a casa. Devono ringraziarsi la divinità, non dimenticare che stasera dovremo svaligiare l'asta di Beverly Palms. Oh. Fate silenzio, miei fini seguaci, e inchinatevi al vostro signore. Darò un nuovo ordine, miei giaguari, alla terra come ai mari, ai cieli come alle grotte più celate e nascoste. Dobbiamo avvicinarci di più, così potremo strappargli un calco. Finché la luna non si sarà trasformata in formaggio, nessuno di voi di comandare abbia il coraggio. Cosa? Una sfidante? Chi di voi è stato così audace e coraggioso da raccogliere il quarto di sfida che ho lanciato? Dici a me? Hai avuto un'idea meravigliosa, così potrei avvicinarti e strappargli un cappello. Sì, ma io... No, ma lui... Era soltanto uno...
starnuto, soffro di allergia. Che cosa ne direbbe, signore, di una bella sfida a Monopoli? Faremo un duello secondo il rito voodoo. Uno solo di noi vivrà, uno solo comanderà sui giaguari, l'altro... Oh. Zed, non sto andando molto bene, vero? Non ti preoccupare, ho un piano di riserva. Ma la giornata è l'ideale per catturare i topi. È giunto il momento di infilzarti come uno spiedino. Oh, oh. Oh, oh. Bravo, Sweet Jack, mi hai tolto un capello. Prendete quei due traditori! Presto, dobbiamo avvisare i ragazzi delle loro intenzioni. Signore e signori, benvenuti all'asta di Beverly Falls. Abbiamo molti bidoni da rifilarvi oggi, state attenti. Potrebbero comparire da un momento all'altro. Qui Mahoney, è in ascolto, professore. È pronto il video voodoo? È pronto, il volto di Jaguar è visualizzato sullo schermo. Al momento giusto reciterà quella formula e il perfido capo saetta toglierà l'incantesimo a tutte le bambole in suo possesso. Lei è un mago, professore. Dichiaro aperta l'asta, signori. Ricordate, un'asta di beneficenza. Esatto! Oh. E sapete chi sarà il principale beneficiato? Jaguar! Ragazzi, non sparate finché non vedrete le macchie sulla loro schiena. Ah, sono allergico persino alla farina 00. Oh, chi ha osato scagliarmi addosso questa ventosa? Di nuovo tu! Allora non ti è bastata la lezione di ieri! Siamo stati scoperti. Non possiamo più aspettare il professore. Bene, acciuffiamoli! Incantesimo del voodoo, non farti pregare. Fa che i piedi piatti mi lascino stare! Per un po' di tempo quegli sbirri non ci seccheranno più. Riti ancestrali, obbeditemi! Immobilizzate il giaguaro come fosse un salame. Yeah. Sembra funzionare. Jaguar, libera quelle bambole dall'incantesimo, è un ordine! Spiriti voodoo, non fate più inganni! L'incanto togliete per sempre dai panni! Ci sono riuscito, che bello, che bello! Che cosa? Cosa ho mai fatto? Hai rotto l'incantesimo, oltre alle scatole! Non importa, voi non potete vincere, perché io so tutto quello che c'è da sapere e la cosa che il mio istinto mi suggerisce è di scappare a gambe levate! La situazione non è più sotto controllo, meglio scatagliolare! Ci sta scappando anche questa volta. Non è detto, prendi quel cesto. Agli ordini, buona. Sei pronto a giocare a saltarello? Punto dritto sul bersaglio. È vero, la gabbia è un po' strettina. Ma presto gliene troveremo una più comoda, ok?